Oh sì. Eccoci qui. Buonasera a tutti quanti, a tutti belli, a tutti brutti, a tutti quanti in generale, a tutti brut... <ride> Buonasera dal vostro Marcus Tale che non ha l'ora di raccontare nemmeno dopo le ferie nonostante abbia fatto comunque qualcosina, quindi... Potrei raccontare, ma no, rimaniamo ligi alla nostra segretezza, al nostro non avere una storia. Per cui, vabbè, buonasera a tutti quelli che ci sono, a tutti quelli che verranno, a tutti quelli che guarderanno questo, questo canale trasandato. No, Riprendiamo oggi con la programmazione che sarà suddivisa così. Ho deciso e sono sicuro che per almeno due settimane rimarrà così. No? Vabbè. Spero di più, ma vedremo in corso d'opera. Programmazione lunedì e devo... sono un rincoglionito per cui devo riguardare un secondo per cui devo riguardare no un no no c'è un audio c'è l'audio sotto niente comunque trovate le info de, delle mie pensate come sono messo nonostante le ferie sono un po' rincoglionito lo stesso e quindi non riesco nemmeno a ricordarmi i giorni di programmazione ma sono il lunedì e il giovedì alle 20.30 sempre 20.30 per un'ora un'ora e mezza quella che sarà insomma per il momento sarà così a volte farò anche il mercoledì, adesso mi sono ricordato incredibilmente, eh, incredibilmente. E, però questa sarà la programmazione. Questa sera giocheremo a Fallout e eh, avevo pensato di fare così. Una partita Fallout il lunedì e poi andare avanti un po' con Life is Strange, così giusto per eh, comunque non lasciarlo indietro troppo perché poi mi dimentico anche le cose. Quindi io già l'ho lasciato indietro per tre settimane, non è il caso di lasciarlo per un altro mese e mezzo o più. Per cui giocheremo il lunedì a fallout finché non, non, non avrò raggiunto il limite di sopportazione per l'open world. E poi giocheremo il giovedì e il mercoledì, quando farò il mercoledì alla a Fist Strange. Quindi, senza indugio, perché stasera poi ho cominciato anche tardi. Che purtroppo tra eh, tutto tra organizzazione e, e il computer che si è messo di mezzo per rompermi il cazzo, perché eh, voleva gli aggiornamenti. Giustamente, voleva gli aggiornamenti che non li facevo da un po'. Però poteva anche. Risparmiarsela per oggi. Potevo chiedermelo un altro giorno. Questo stronzo, però va bene. Andiamo avanti. Non ci incischiamo. Procediamo con quello che deve essere: con Fallout. Ce l'abbiamo qua sotto. Non mi ricordo assolutamente dove eravamo rimasti, perché sono passati abbastanza giorni, abbastanza ore e minuti da far sì che io mi dimentichi ciò che ho fatto. Anche se non prendiamoci per il culo, me lo dimenticherei anche se l'avessi fatto ieri. Per cui, eh, però. Quantomeno vediamo cosa possiamo fare questa sera, soprattutto dove ero rimasto. Dove ero rimasto? Continua. Intanto vediamo dove ero, Allora, ero rimasto che stavo facendo dei tappi perché ero diciamo in modalità esplorazione, quindi allora, ehm Veronica è sempre qua lì già al dovere suo, ovvero seguirmi, anche se io gli ho dato delle armi che lei non ha mai messo in realtà non ha mai usato, però vabbè, sti cazzi. Ehm Dunque, dunque, ri ricalibriamo un attimo tutto quanto. Allora, andiamo a vedere nelle, eh, nelle missioni. Uccide, beh, mi sembra giusto iniziare comunque con uh, un'uccisione. Quindi andiamo a vedere di uccidere questo povero uomo. Eh, ma prima direi di dormire, però. Ah, anzi, anzi, facciamo le cose con, con molta calma. Allora, ho 189. No, 153. Su, ok, va bene. Dai, ho ancora o meno della metà, ma ci sta ancora. E andiamo a dormire un attimino, torniamo un secondissimo a... Eh, aspetta, andiamo un po' all'hotel. Eccolo qua, è il Motel, un luogo bellissimo, privo di malavita e soprattutto privo di gente per strada che chiede l'elemosina. Vero, lei è un imprenditore, si vede dalla hey, faccia. Tu. Beh, la descrizione di sicuro non è che aiuta, però eh, <ride> va bene lo stesso. Allora, entriamo, entriamo. Veronica mi ha messo paura, un secondo Allora, dormiamo nel letto Un'ora, sì, giusto per ristabilire Ok, tutto quanto Le radiazioni, come ero messo Perché ho fatto un po' il pazzarello l'ultima volta Fa vedere un po' Stato, radiazioni Ah, 96, ma sì, ma sì Ma cosa vuoi che sia, dai va Bene, va bene Allora Dicevamo, l'obiettivo, l'obiettivo è di là Allora Dove si disloca con questo uomo da, da far fuori? Vediamo un po' Si disloca all'interno del cancello settentrionale. Ma qua locale no. Ok qua. Andiamo a vedere. Qui. Ma okay. non mi ricordo nemmeno qual era l'oggetto della missione, sinceramente. Cioè, nel senso, uccidere Ah no, aspetta, forse qui non ci posso entrare? Forse mi sa che qui non ci potevo entrare. Eh, lei mi sa che mi. Eh, sì mi calma. Cancello sotto al controllo presentate un passaporto. Lì. Eh, allora. Eh, mi sa che questo non lo posso fare. 2000, do... 2000 tappi? No. Eh, addio Quanti tappi ho? A proposito, a tal pro Mi sa pochi in realtà Vediamo un po' Negli oggetti tappi Tappi 7000 Oddio Oddio Potrei anche vo volendo procedere Ma forse è meglio fare un'altra missioncina prima Ma vediamo questo qua Facciamo questa missione qua Giusto per dare un attimo Un po' dove si collocano Mappa globale, ecco con e... la mappa locale riesco ad arrivarci? Sì, ok, perfetto. Qui non si può correre, giustamente, mi scordo sempre. Ormai ho giocato a troppe cose, non mi ricordo più i tasti. Durante, durante le ferie, questo lo, racc lo racconto giusto per. E ho provato a giocare, a, a rigiocare insieme al mio compagno di viaggio, al, 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 diciamo ad Outlast, sia uno che due. E praticamente è successo che... Niente eh, Ogni volta mi scordavo i tasti Perché a passare da un videogioco all'altro Mi rincoglionisco Più di quello che di solito sono Quindi sono più rincoglionito Chi è adesso Lo che spara? Ah, ah, era, un, era una Attenzione. pubblicità Chi è? Chi è? Ma chi è Ma che sta sparando? Sta sparando tra l'altro, non sparando Sta sparando, eh Mi raccomando che stava sparando Vabbè okay. Però lei Con questa pupa Perché vuoi mi qualcuno? No morto, sono, gi sono già a posto Grazie no, Sono Sono ateo Non si preoccupi eh. Qui dentro wrangler, Va bene Andiamo a vedere Da ah, dove va? Chi è Come va Chi Cosa Quando Dov'è Chi è Costui No è questo No Chi è Questo qua James Garrett Fa vedere un po' Cosa che devo fare Mi ucciderlo Ah no scusami Ero rimasto alla missione di prima Scusami Ge um, Garrett e Ok va bene Bentornato Cosa Guardi ho buone nuove per lei C'è una signorina Un signore Un qualcuno Che sta per entrare nella, nella sua organizzazione Immagina Qual è il suo nome E quando comincia Il suo nome è Bellatrix No <ride> Ok Beatrix E, e sicuramente Ha un caratterino importante Una lei, eh? Beh Credo che il cliente che ha fatto quella richiesta non può avere tutto ciò che vuole. Eh beh. Dannazione, chi lo sa. Può darsi che non noti nemmeno la differenza. Ma Vabbè, oddio, non lo so, eh. Magari al buio, ma non credo. Però, vabbè. Sei contento lei, signor... Chi è lei? Ah, Beatrix, salve. Sì. Eh beh, oh, oh, Beatrix, nonostante sia una mutante, comunque, devo dire che... Oh, oh. Mica niente male. Un bocconcino di tutto rispetto, voglio dire. Buongiorno. Salve. Ah, ah, beh, ok. <ride> L'ho reclutata e giustamente il primo cliente potrei essere io, ma no. Ma no. Sarebbe troppo banale. Tanto perché parla. Addio. Mi ricorda qualcuno questa parlata, non so perché. Buongiorno. Chi è che parlava così? Non mi ricordo. Ah, il padrino! <ride> La madrina, in questo caso. La madrina mutante, però ci sta. <ride> è il padrino. Versione. Diciamo. Donna della notte. Però... Ok. Lui ovviamente non mi fa entrare se non um, dichiaro le armi. E qui che cosa cazzo c'era? Mica mi ricordo. Qui non, non c'è nulla. Devo passare. Salve signorina, ma... Credo che mi abbia buggato la missione. Non ne sono sicuro, ma... Perché mi ricordo che ero passato di qui una volta. C'ho questo... Vedi, 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 vedi. vedi? Allora. Reclu ah, recluta un sexbot. Ok. Direi che non so se qui c'è qualcosa da reclutare. Qualcuno da reclutare. Cioè, no, in questo caso qualcosa penso che vada bene. Perché è un robot. E. Mi scusi, eh. Giusto per capire un attimo la situation. Ok. Quindi devo andare esattamente di qua. Dove sto andando? No. No. Devo ripercorrere la strada di qua. E andare esatto di là. Perfetto. E... Veronica è sempre al mio fianco, sì, lei fedelissima, non mi abbandona mai, meno male almeno lei. Allora, allora, vedo che ci sono delle belle macerie, come sempre, qui lo Stato non interviene, mi ricorda qualcosa. Allora, vediamo un po'. Per caso c'è un sex bot qui da queste parti, ne dovrei reclutare uno, sa com'è. Chiave necessaria. Molto piacere questa cosa Ma potrei A parte che potrei Sfondare con un bazooka qui un, Con un'arma al, al tritolo Ma niente no, no, Perché mai Va bene Qui c'è un lucchetto Necessariamente No Li metti in, in prima De Devo aprirlo con una chiave Che non ho E quindi niente eh, Missioni Trova allora, destinatari Dall'amore di, di Jack Non so chi sia Ma Farò il, il Dottor stranamore Per un momento Allora Ehm dove si colloca? Qua. Andiamo qua. Andiamo a consegnare questa lettera da mor Nel New Vegas. Nel, nel Mojave. Forse qua dentro? Può essere che si è nascondata. Ma. Ma. Ma, ma Mi sembrava più un cancello da, da, da garage. Però. Oh, se mi dici che è una porta per, per entrare in un villaggio, mi fiderò. Anche se non credo che. Vabbè. Per il contesto in cui siamo, allora. Signor, sì, Adesso vai a trovare chi è il destinatario. Eh... Vabbè. Oh. Cazzo c'ha qua sotto. Ah! Sei un un'ubriacona, eh! Maledetta! Vabbè, Janet. No, non voglio rubargli niente. Voglio parlarci. Eh, eh, lei sbatte la testa come tutti i suoi simili. Dovresti parlare a Blake o Alice. Gestiscono la maggior parte dei contatti con i visitatori. Ah. Eh... Guarda, i boomer stanno cominciando a essere un po' troppo pedanti, io te lo dico, è ora di far fuori tutti i dirigenti di Facebook, no, sto scherzando però, non credo che sorvegli mai i boomer, Annelis, vero? Con il binocolo vedo un sacco di cose. Chi vuole saperlo? Sa. E perché? Allora. allora. È una curiosità personale, voglio dire. Eh, ho visto Annelis, lì c'è un ragazzo che, che è una Ah, ecco, è lei, è lei allora. Eh. Un ragazzo biondo e carino? Mi sono sempre chiesta se mi guardasse le spalle. E non solo quelle, signorina. Eh... <ride> bella, bella, questa risposta. Allora, è simpatico, forse un po' ingenuo, sembra convinto che tu sia l'amore della sua vita, no? Così lo facciamo passare per un po' un, po un rincoglionito, un po' come sono io, insomma. Però eh, la versione Donaiolo è un ragazzo davvero speciale, perfetto per una, una ragazza speciale. Beh, beh, questo può colpire il cuore. Oh, devo assolutamente incontrare. Eh, si, sì, eh. Secondo te i boomer mi permetterebbero ma di. Sì, visitare ma, sì, ma, sì. Ma se non ti, lo fan, non ti fanno passare, a Nellis, che cazzo ti frega dei boomer? Ma ormai tanto per un po' i muoiono i boomer. Che cazzo ti frega? Chiederò a Pearl di fare un'eccezione per te. Agita le braccia e corre il più velocemente possibile. No, ma povera, poi la, se, se i boomer sono co anche complottisti c'è il rischio che la uccidano perché pensano che sia, sia rettiliana. No, meglio di no. Eh, chiedere a Perla di fare un'eccezione. Okay. Che emozione! Fammi sapere cosa succede Va bene, te lo farò sapere subito. Eh, ciao. Ciao, lei è un caravaniere. Ultimamente entrare nella strip costa caro. Eh, loro, cioè, voglio dire, sono delle zone di lusso. Lei è il caravaniere. È sempre spattere la testa. Mi può dire qualcosa? Oh Ah ah. No, eh, non è ho ho. Oh ho sarebbe o h o h Invece lei ha detto haha, non è ho ho. Mi dispiace, ma <ride> lei è in errore, messere Carovaniere, anche lei Carovaniera. Caravaniere, vabbè. No, no. Signorina ha sbagliato, ha sbagliato, ha sbagliato a recitare, era aha. Ok? <ride> Niente. Non hey. sanno parlare, dicami. Lei è? Quando arriva il giorno di paga, me ne vado alla strip Non vedo l'ora oh, Contento lei, voglio dire, ognuno spende i suoi soldi come cazzo vuole Poi non si lamenti che non ha il cibo, però oh, cazzo, insomma. Non cazzo so, insomma Lei invece cosa ha da dirmi? Come va? Ma Potrebbe andare... Sì, ma non. Mi... scusami, non mi fai... Ri... A parte che ti sei incastrata nel letto di sopra Ma non mi fa neanche parlare Cioè, mi fa la domanda, poi non mi fa parlare, va bene Lei sarà più gentile, credo, spero A casa non perdiamo tempo a parlare con gli estranei un secondo, Madonna come siete rompicazzo. Cioè, solo lei era, era gentile. Tra l'altro, l'ho beccata subito. Proprio per la prima botta. Cioè, Veronica, hai qualcosa da dire? No, non è, sta zitta. Non sia mai che parli. Ci sono dei cessi che non hanno nulla. Perfetto, giustamente. La veniva radiazione è zero. Oh. Vabbè, che tanto ho tutta la vita, quindi. Non mi frega. Lei. Lei ha sa un sacco. Lei dorme con il sacco direttamente. L'altro giorno è arrivata una carovana mormona di New Canaan. Interessante, ma a me che cazzo me ne frega? <ride> Ciao. Deve essermi d'aiuto questa notizia per qualche missione. Tenete d'occhio la flora e la fauna. Tenete d'occhio i pini, mi raccomando che non scappino. <ride> Prendete gli abeti, quelli sì che sono pazzi, mamma mia. Poi ti fanno cadere le pigne in testa Tipo stile bomba no? Bisogna tenerli sott'occhio quelli che sono dei malandrini Lei è Blake. Se vuoi vendere o comprare stai parlando con l'uomo giusto La compagnia della Crimson Caravan Ha la più ricca selezione Di tutta la zona contaminata Interessante eh, per rispondere ad alcune domande, eh, guardi, sono un poliziotto, lo sono diventato circa ieri. <ride> Una bella cheat. <ride> però eh, diciamo che mm, mi deve rispondere. Non ho il, mm, come si dice, il distintivo. Però, però le posso assicurare che la carta della COP che mi attesta che sono un, um, un agente di polizia. Insomma. Per rispondere alle domande, forse cosa vuoi sapere? Dimmi tutto. Eh, dove si procura la merce Crimson Caravan? Rotte commerciali, amico, rotte commerciali. Capito? Che è una filiale della Crimson Caravan in quasi tutte ah. le più grandi città dell'Asia. Siete della la COP, Contamina. effettivamente, avevo ragione. Siete la COP delle, delle carovane. E i banditi creano. mai problemi nelle carovane. Da queste parti di solito dividiamo le carovane in gruppi più piccoli. Uh -huh. In questo modo, in caso di attacco, non perdiamo tutto. Eh, una scelta, non è un sistema molto efficiente. Ah, no, vabbè, però. Ma speriamo di poter avviare carovane più grandi, quando la zona sarà un po' più civilizzata. Sarà difficile, ma da dove vieni tu? Veniamo da un posto dell'RNC chiamato Oak Creek. Era ah. una città prevalentemente agricola fino all'arrivo degli allevatori. Non volevo allevare bramini per il resto dei miei giorni. Non volevi lavorare. Quindi mi sono unito alla Crimson Caravan e mi sono diretto verso est. Non c'è molto da dire. Comunque, mi piace davvero. che um, ha detto Crick. Eh, quasi non, poco prima che dicesse Crick. Comunque che ci fosse scritto crick. Ho fatto così con la testa, ha fatto veramente Crick è ironica questa cosa. E tutto, parliamo di qualcos'altro. Sì, eh, fammi vedere cosa vendi. Almeno ho un'idea più o meno. No, munizioni, eh, munizioni possono essere utili. Non, non adesso, però, cazzo ci devo fare. No, io tanto a carte non ci gioco. Che non, non, non ho le skill per giocarci. Quindi. Armatura! Mm, questa sì che è intelligente. Que che intellige <ride> è interessante, niente. Vabbè, ho capito. Vabbè. <ride> vabbè volevo dire, sì, questa sì che è interessante. Armatura in pelle. Cos'è? C'è diciamo, una telecamera quelle cittadine. Attacca per fucile laser. Questo deve essere interessante, ma no. cowboy cosa fa questo? Per uno, vabbè, per più uno. Colla. Okay. Eh, Munizione... vabbè, munizioni noi sappiamo. Eh, armi, voglio vedere le armi. Cosa c'è? Stecca a che è un'arma potentissima contro gente dotata di fucili al plasma. però. Pistola silenziata. Questo può essere interessante. Costa anche poco, in realtà. Potrei anche prenderla eh, per quello che costa. Ok, Coltello Generatore ricaricante. Cosa ce l'ho? Ah, vediamo se posso vendere qualcosina. Batterie Ne mi può servire. Attacco batterie. Picchiando le. Oh, oh. Salve, salve, è stato bellissimo parlare con lei, ma devo assolutissimamente andare a parlare con uh, colui che, che può far incontrare qua Romeo e Giulietto, qua Giulietta e, e Julius. Ma tanto loro guardano da qui alla base là. Cioè, non riescono a fare questa cosa qui? Va bene. Madonna, che cazzo di binocoli c'hanno? Eh, neanche, eh, neanche la NASA ce li ha. Vediamo un po'. Abbiamo il porta ganger. Ah, ganger, porta ganger, non hanger, Ganger. Beh, abbiamo capito che hai perso la testa, ma non c'è bisogno di infierire più di tanto. Fuori, perché mi indicavi dentro, figlio di puttana. Vuoi giocare a questo gioco? Vieni. Allora. No. Dobbiamo andare verso di qua, quindi di qua. Vediamo un po'. Esatto, esatto. Esattissimo. Mi piace che comunque denoti ancora un'assenza un di texture, soprattutto in lontananza. Ma ci sta, ci sta. Già carica poco. Mancherebbe solo che ci fossero le texture a, a 1080p. Allora, vediamo dove si colloca. Ok, dobbiamo andare lì là. Certo che quelli della Bethesda comunque c'hanno un modo di fare le mappe che. Cioè. Allora io, i giochi. Tipo Skyrim, tipo Fallout. Mi sono sempre piaciuti. Ma le mappe. Le mappe fanno. Ver cioè il modo in cui fanno le mappe, almeno a modo, a, a, per quanto riguarda me, è una mia opinione personale. Ma mi fanno veramente schifo. Cioè, nel senso. Con l'indicatore nord-sud-ovest-est lì sotto. E, e la mappa privi. No, no, Io voglio la mappa alla GTA. Voglio le comodità. Cioè, eh. Come sta andando la tua visita straniera? Meravigliosamente, guardi. Meravigliosamente. Proprio è una landa che visiterei di continuo. Guardi, proprio... che è interessato una ragazza. Bene, bene. Questa è una notizia gradita. Lei chi è? <susurra> solo qualche bocconcino in cerca di... Ma ah, perché sminuirla così, dai? Eh... Vabbè, solo qualche bocconcino in cerca di... Questo è da... un problema. Jack non è autorizzato a lasciare Nellis e dubito che lei riuscirebbe a superare... Vabbè, ma ferma, ferma l'allartiglieria, non è che è impossibile da fermare niente. Dai, Perl pensa quanto renderebbe felice Jack. E soprattutto pensa se tu fossi nei suoi panni. Cioè, se tu fossi nei suoi panni non supereresti un campo minato. Ah, più che minato, praticamente lancia missilizzato, perché tra tutto... Però, che tra l'altro sono riuscito a superare, non so come, per culissimo. Però, Dai, Perl, dai, per favore, dai, dai, con sia condiscendente. In onore dei tuoi vecchi tempi, non penso che tu abbia una vita. Cioè, per carità, non voglio metterle le mani avanti. Comunque, si mantiene bene la signora Perl, non voglio dire niente. Però, voglio dire, non penso che abbia ancora comunque quella pill di una volta. Però, Dai, in onore dei vecchi tempi, per questi due poveri disgraziati che vorrebbero amarsi, dai. Hai ragione. Eh, vedi? Baglierei a negare a Jack eh, una gioia. Vedi, vedi, vedi. Si vedi. è comportato bene nei confronti eh, della tribù eh, già molte. Un minimo, volte. un minimo di. Vedi a Jack che la ragazza è libera di entrare, ma che lui è responsabile delle sue azioni. Ottimo, ottimo. Non farmi pentire di questa decisione è strano. No, no, ci mancherebbe altro. Non farti saltare in aria. No, ma io non mi faccio saltare in aria, però non fate saltare in aria la poveretta che vuole parlare con. <ride> che vuole stare con, con Jack qua, un Jack eh, Barbetti Allora, eh, dov'è la signorina? Non mi ricordo più Dove cazzo era? Ah beh no, devo andare a parlare con oh, Che palle, oh ma non è che so. Oh ma non è che... vabbè Io ho capito che mi, volevo, mi vogliono rendere il cupido della situazione Ma mi sembra un po' esagerato, almeno dammi le ali per Diana Un elicottero, no, non chiedo tanto Un aereo di linea, non so... Cosa per spostarsi in velocità? Non c'è neanche la corsa. Allora, E via, rientriamo qua. Intanto potevo fare il giro di là, ma no, ho voluto, ho preferito fare il, il Veronica. Bello questo muro, eh? Interessante, vero? Molto interessante. Ehm, Jack? Jack, dov'è? Non è che sei in acqua fredda, no? Per caso, dov'è? Ciao, Jack. L'hai vista, la rossa sì. dei miei sogni? Sì, sì. Ah, stai calmo. Frena gli ormoni, innanzitutto. <ride> Eh... Bene Davvero? Sì Dici sul serio? Sì, sì è incredibile Eh, guarda, una cosa Che cosa succede dopo? Può venire qui? Come facciamo a essere Aspetta. sicuri che non venga fatta saltare in aria? Devo parlare con gli artiglieri o con Pearl? Allora, innanzitutto ti devi calmare, Jack Una domanda alla volta Che è un cervello che può rispondere ad una questione alla volta Innanzitutto hanno... ha chiarito Pearl che non ci saranno bombardamenti È chiaro? Ok, stiamo calmi Uno Due io non sono, come già detto, un intermediario a lungo termine, perché già mi sto rompendo il cazzo. Due, tre. Basta, hai rotto il cazzo. Vai da perla e non rompere i coglioni. Bravo. Ok, sono anche stato abbastanza scurrile, però. Ok, Jack, fai quello che devi fare. Ecco, prendi questo completo da boomer. No, non però lo posso voglio. Devo dire agli artiglieri che sta arrivando e di non spararle. Sì, ho capito, ma non volevo. Il, il vestito da boomer, ma perché? Perché mi devo mettere la, la, la canotta, quella bruttissima, del, non lo so, quelle canotte cortissime, fanno vedere la panza immensa e i, i pantaloncini corti, gli occhiali da, da, da novantenne. No, non voglio essere un boomer, però fammi vedere un po', magari mi appassi... No, non devo, Marco, non devi diventare boomer, ma voglio vedere... Tanta la redazione. Scusami. Eh, mi, mi prendi per il culo? Che mi. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Oh, può essere che sia era io e l'abbia messo tra le varie, ma mi sembra strano, eh? Nell'ambito da boomer. A meno che non l'ha dato a lei per osmosi, non so come, ma. Allora, andiamo a vedere qui. Parliamo, aspetta, fammi vedere perché non si sa mai, si sa mai che... Ah no, vedi, vedi, vedi che dovevo andare. Ah no, vedi... Ah. Ora devo parlare anche con l'artiglieria, aspetta. O forse no. Dati, varie. E, ok. Porte i vestiti da... Ah, li devo portare a Janet. Ah, scusami, scusami. Eh, pe Pensavo fossero per me. ah... Allora allora ritratto tutto, Jack. Sei comunque un coglione, però... Va bene, va bene, ci sta. È giusto perché questi sono i boomer, eh, me l'ho dimenticato. È vero. Quante tribù del... Del menga che ci sono qua. Allora, salve. Salve. Dov'è la signorina qua... Froiline, vieni qua. Lei, lei, lei... per caso... Vabbè. No, vedevo che spostava le mucche con la forza del, del busto, per cui... Ah, come si entra qua? Ah, okay. Salve, signorina roscia. Lei è proprio salve. riconoscibile. Non come è proprio stai, roscia, ma... boomer. Guarda, sta bene, ma adesso è caduto nella trappola dei, dei Novax. Purtroppo. In realtà volevo di nuovo parlarti di lui. Eh, sta bene, tornerò quando. Ah, ok. Lo speravo proprio. Che succede? Hanno trovato un accordo in merito alla mia sicurezza personale. Sì, ma lei sembra un alieno comunque. cioè, Se, se la osserviamo bene, sembra veramente un alieno. Cioè, sembra un, gri non un grigio, no? Ma però comunque, ha cioè, questi occhi immensi. Questo lineamento proprio da. non lo so, da alieno. Non lo so perché. Oppure sono le radiazioni, boh, non so. Sono io che sono drogato, non lo so. No, no, no. no. La terza opzione, no. Però comunque. Comunque potrebbe essere. Ti ho preso un uniforme. Che, che sia un alieno, dico, un aliena. Ti ho preso un uniforme dei boomer che puoi indossare mentre raggiungi Nellis C'è un'altra cosa Eh, dica. Ho un contratto di lavoro con Crimson Caravan Se me ne vado, perdo gli stipendi che mi sono dovuti Potresti fare un'altra cosa per me e parlarne ad Ellis McLaugherty? So che se lo faccio dirà di no Non mi va di perdere i soldi Va bene, andiamo a parlare con un paraclap Come cazzo si chiama, va bene Oh, ma guarda, che, ma guarda che la gente non è buona in diplomazia Ma è livello in diplomazia e parlaci tu, non ho capito Ma guarda tu Ah, ecco, arriva l'esercito. Chi è Mo di questi? No, guardia guardia guardia, 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 guardia. No. Chi è questo? Alice McFlaffler. Vabbè sì, effettivamente è vestita da... Come cazzo è vestito? Signorina. Ti do il benvenuto alla Crimson Caravan Company, filiale di New Vegas. Sì. Cosa posso fare per te? Guardi, ho oh, <ride> oh, seri oh, oh, seriamente un problema grave. Un problema d'amore che sta diventando un problema di rabbia nei miei confronti... Cioè, nei miei confronti nei confronti del non so parlare. Comunque nei confronti di sti due rincoglioniti, ok? Sto cercando lavoro, no. Janet mi ha chiesto di parlarti. Aspettate un secondo. Ah Consulti tecnici, consulti tecnici. Non so se si è visto il mio abbigliamento bellissimo da, 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 diciamo, pronto per andare a dormire, ma... <ride> allora, dove ero rimasto? Mi sono dimenticato. Allora, dicevo, sto lavorando, sto lavorando per... Che vo... oh, cazzo, la madonna. Allora, che putta... Oh, Allora, ritorniamo in noi. Sto cercando lavoro. No. eh... Janet mi ha chiesto di parlarti per ribararla dal suo contratto. Ah, sì. Si è infatuata di un boomer che non ha mai incontrato. Eh, so. È un accampamento piccolo e la gente mormora. Eh, Sa bene che sta contravvenendo al suo contratto. Ed è per questo che ha mandato suo contratto. Lo so benissimo. Lo so benissimo. Janet è libera di andare, ma perderà i soldi che le dobbiamo. Questo è il prezzo per aver violato il contratto. Prendere o lasciare. Come... 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 come, come. Allora, ho capito, devo riflettere sulla Prenditi tua Prenditi di tutto il tempo che ti serve. Eh, per forza, non, non posso fare altrimenti. Allora, eh, sto ce intanto cerchiamo lavoro, sto cercando lavoro. Purtroppo al momento non abbiamo bisogno di altri eh. membri o di guardie per la carovaglia. Sì, non so, se Ma bisogna mi serve pulire qualcosa... Non correre. C vabbè, cosa devo fare? Porta questa fattura al dottor Hildern. Potrai trovarlo da qualche parte dentro Camp McCarran. Va bene. Eh... Contratti di lavoro sono comuni per la Crimson Cara? Quasi tutte le compagnie commerciali di successo ne fanno uso. È scomodo rimpiazzare personale con poco preavviso. Giusto, però... Con i contratti il personale viene assunto per un tempo limitato, al termine del quale riceve la paga al mm. netto delle spese, naturalmente. Certo. Eh... Che tipo di spese? Cibo, Beh, acqua, alloggio, okay. medicine e vestiti. Solo le cose di base. Tutto Vabbè. pagato dalla compagnia. Eh, ah, giusto, i contratti sono legali? Sì, e lo sono da decenni ormai. Chi viene assunto sa cosa sta firmando, okay. non nascondiamo perlomeno... nulla al nostro personale. Mi sembra onesta, mi sembra onesta. Sembra che siano le a guadagnarci, beh, perché in effetti è così. Comunque, alla fine del contratto paghiamo sempre. Non resti per molto a galla se ti fai una pessima reputazione. Eh, ok, d'accordo, però, insomma. È eh, tutto quello che volevo sapere. Ok, eh. Vabbè, signora, è stato un piacere. Eh, penso che andrò a lavorare. No, a lavorare, scusate. A parte che devo salvare perché qui la situazione. Però, eh, devo. <laughs> continuiamo con questa missione che mi ha dato adesso. Perché, evidentemente, non ho abbastanza eh, skill per andare avanti. Di sensi, stavolta. Eh, ok, va bene. E consegniamo la. la Porca di quella, puttana. Quanta gente si è ammassata tutta lì. Ma cos'è un convegno di rimbambiti? Allora, fammi vedere un po'. No signor McClarson qua, ok, andiamo a Cam McCarran, ok. È eh, dura la vita a New Vegas, eh, comunque, porca miseria. Lei lei, lei lei è un po' rincoglionito, facciamo un controllino su, sull'alcol perché vedo che è, è un po' rimbambito. Lei è appena uscito dalla NASCAR, oppure da MotoGP, non lo so, però... Eh. Andiamo a vedere. Consegniamo questa lettera Questa fattura eh, eh cosa? Ho <ride> overthinkingato <ride> No volevo dire no, Non mi ricordavo che ci fosse questa zona qua eh? Comunque. Lei è, lei è una persona molto ma, A parte che mi ricordavo Che la gravità della luna Ma le radiazioni evidentemente Hanno un effetto anche sulla, sulla gravità Non ce ne andremo in silenzio La no. regione può contarci Bene Conti pure E per caso c'è un medico qui? Cercavo un medico No, no, per una visita Devo consegnare dei soldi Di solito quando parlo di soldi Spucano sempre tutti Medico, dottore Dottore, mi serve Dottore? Dottore dov'è? Dottore, dove si colloca? Eh, madonna, che centro immenso Cos'è? Cos'è? Ma perché mi devi passare? Ah, è Veronica va. McCarran Air Ah, è l'aeroporto, ok Hanno occupato l'aeroporto Mica cazzi, cioè Mica mi mi hanno occupato la cop, voglio dire, giustamente. Eh sì, questa sera ce l'ho abbastanza con la cop. Non, non so perché, ma... Cioè, non è che ce l'ho, in realtà, mi viene in mente. Cioè, no, non ci vado a fare la spesa la cop, non è che... Non è una pubblicità neanche quindi. qui. Ci sono molte più truppe di quanto credessimo. Ecco oh, non so. perché non siamo riusciti a tenerci a Helios One. Ah, è tu che parlavi? Ah. Ah, quindi arrivati in combutta con questi qua? Ah, interessante. Me lo aggiungerà la lista de delle battaglie di cui non me ne frega assolutamente niente salve lei è Eisenhower Eisen Sì, Eisenhower <ride> presidente americano lei è Heisenberg no per caso Angela Williams ho un po' da fare adesso no, non Ma credo stavi in piedi a non fare un cazzo non mentire cos'è questo posto questo è il laboratorio dell'OSI non riceviamo molti visitatori Credo che sia la puzza che scoraggia vabbè, la gente. Penso anche le sostanze. Nessuno aveva mai detto che la scienza profumi di fresco no. e di pulito. Comunque ci si abitua dopo un po' di tempo. Sei una scienza... No, guarda! <ride> Giantorio, Giantorio, quanto mi mancavi con queste osservazioni proprio... Lo so che non ho la voce giusta. Ma cosa c'entra? Lo so, si vede... Sono i che... proprietari di Renzo Bramini e non perderai mai la pronuncia nasale. No, vabbè, Fai adesso... Impazzire Hildern. Ma conosco perfettamente la griglia di alimentazione da Overdam a Shady Sands qui tentiamo di ottimizzare la produzione elettrica della diga. Buono, buono, bene. Alcuni degli altri lavorano a un progetto agricolo, ma a dire il vero non fanno molti progressi. Ma aiuta, ancora almeno. Cioè, se, se sei mh, competente in materia, dagli una mano, no? Di cosa ti occupi tu? Ricercatore capo. Sì, di sì, cosa? La maggior bro? parte sul progetto della diga, ma aiuto ah. per altre cose quando hanno bisogno di eh, me. Vedi. Devo essere flessibile. Giustamente. Serve aiuto con qualcosa? Vuoi dire darti lavoro? Sì. No, quello dipende dall'amministratore Hildern. È laggiù nel suo ufficio. Andrò a dargli un, Detto un saluto? Detto fra noi, non credo che esca mai. Molti mercenari, però, vanno a parlare con lui. E ci andrò anch'io. Con la corruzione. Non te lo so dire. Non dovremmo parlare della ricerca, non nei dettagli. Se sei interessato, sono sicura che accetterà di vederti. Va bene. Piacere di conoscerti. Se hai bisogno di qualsiasi cosa, sono quasi sempre Vedi? in laboratorio. Vedi, vedi la gentilezza degli... Cos'è sto suonaccio? La gentilezza degli scienziati, stavo per dire... Ah, qui c'è un bellissimo microscopio, qui ci sono delle onde, e qui ci sono dei pulsanti che se potessi premere tu No, in realtà non sono pulsanti, sono tipo mini radar, sembrano... Ma... Qui c'è un... un coso da laboratorio... Ah, salve, lei è il Thomas Sinder. Piacere ah, eh. incontrarti. Sono il dottor Thomas Sinder. Piacerissimo. Sempre bello incontrare OSI scienziati OSI di Estre. spicco. Presumo che tu sia qui per il Volte 22, giusto? Ma, ma sì. Pro proprio per quello sono qui. Eh. Ah, eh. Vabbè, diamogli direttamente i soldi sicuramente. Da Alice? Mi accerterò che venga pagato su. La Crimson Caravan lavora bene, anche qui nella zona contaminata. Non eh, ha va. senso farlo. Eh, è un viso veramente strano. Un altro? No, no, eh... Hai parlato della Volt 22? Ero venuto qui anche per quello, in realtà. Ah, fantastico. Andiamo subito giù al sotto, allora. Hai firmato la liberatoria necessaria? No. Non, so. non importa. Ce lo terremo per Giusto, fanculo alla burocrazia. 22. Da dove si inizia? Non lo so, parti tu. Eh... Immagina se lo farà. Senti, non prendere per il culo, eh. La zona contaminata rifiorirà Vasti campi di grano cresceranno dai semi e produrranno una ricchezza nell'aria. Sì, mondo. ma andiamo a sodo. Frutteti pieni di alberi con i rami piegati fin quasi mm -hmm. a terra, carichi di grosse arance succose. Non c'è grosse, ma Un faremo finta di nulla. Potrebbe sfamare una città, anzi, una nazione. Non c'è neanche e anzi, ma Tutto no, questo, tutto questo non richiede altro che qualche goccia di preziosissima acqua e okay. il lavoro di alcuni contadini Impossibile? Eh, dipende cosa bisogna fare. Vai al punto. Bene. Entro eh. subito. Al oh, eh, cazzo, quello volevo sapere. Credo che gli abitanti del volte 22 abbiano scoperto i segreti della crescita delle piante. Cioè, è un le terreno stanno uscendo dal loro cancello. Nessuno le cura eppure si moltiplicano e crescono in ogni ad dismisura. Terzo. Scopri la ragione di questa crescita miracolosa. E ti prometto che l'OSI provvederà a ricompensarti generosamente. Ah, oh, Per andare a vedere delle piante? Ottimo. Non c'è bisogno di consultare le autorità dell'RNC. Posso autorizzare io il pagamento dai conti dell'OSI. Oh, un stambroglio. In genere contengono una sala server ai piani inferiori dove sono conservati i backup. Sì, ma io non è che principi. sono un hacker. Una sala completa. Sì, no, ca non sono un coglione. Scarica so tutte le informazioni presenti nel server centrale sul tuo pip Boy. Okay. E assicurati di portarmi eventuali appunti o campioni che trovi. Va bene, Doc, lo farò. C'è qualcosa che dovrei sapere, doc? Tipo, che ne so, mostri strani. Boh. Eh, che cazzo ne so, trappole? Gente pazza, non so perché qui c'è di tutto. Credevo che fosse un incarico privo no, di... No, ho difficoltà. capito, ma un minimo. Si tratta semplicemente di recuperare... Il download dei dati sarà gestito dal Pip-Boy. Puoi pensare al tuo ruolo come... Guarda, guarda, io ho dei dubbi che sia solo questo, vedendo comunque l'andazzo nei giochi delle secondarie, ma in generale delle missioni, quindi mi rimango un attimo scettico, però, vabbè. Dimmi qualcosa di più sull'OSI. L'ufficio della scienza e dell'industria. Ma è un argomento piuttosto vasto, giusto, giusto, vedi, hai capito da solo. Ore, no, io sono uno curioso, però adesso glierei. tutto sto, sto Mi basterà dire che siamo l'avanguardia dell'RNC. Il nostro lavoro si concentra Vabbè, ah biologia, medicina e tecnica, La Liga, eh. ad esempio. E non è tecnica, penso. Il distribuisce le non, risorse alle nostre città a ovest. È l'unica responsabilità di quest'ufficio. Okay. Ha uh, detto che sei direttore Direttore di tutta l'OSI? Io? Se non sapessi come stanno le cose direi che stai cercando di... No, no, vabbè, pensavo avessi un rilievo <ride> più grande <ride> No, dirigo le operazioni a Oriente Sotto la mia responsabilità siamo riusciti a ottenere... Da... Ok, perfetto Nel poco tempo libero che ho mi occupo anche del problema della produzione di cibo Ho trovato delle piste promettenti nel tempo libero io di solito dormo, però eh, eh, lodevole. è lodevole. Cos'è sto suono di sottofondo? Chi è che sta grattando le pareti? Eh... Sosteniamo alcune iniziative che la Repubblica ha sponsorizzato eh. coinvolgendo le fattorie locali dei mezzadri. Ah. Ma da quello che ho sentito non sono andate molto bene. Ci sono stati reclami in merito alla quantità d'acqua che forniamo. Ma sono sicuramente solo scuse per mancanza di competenza, ci scommetto Eh doc, non lo so, non lo so eh, Qui entriamo in una questione molto ampia che andrebbe discussa un po' meglio, però Dovremo andare da qua? Direttamente? No Ma tentiamo di incrementare al massimo il rendimento Non hai idea di quanto sia difficile No, no, un po' ce l'ho fornire di energia Un, un po' purtroppo nazionale. ce l'ho Te no, purtroppo Nutro grandi ho, speranze ho... anche in Helios One Purtroppo, non posso dire lo stesso per i due scienziati che ci lavorano. Ma che scienziati? È così? Finora sono riusciti a raggiungere solo l'1% di produzione oh. di energia. cazzo, metti... Se avessi personale a sufficienza, manderei un aiuto. Va bene. Cosa ne pensi delle... Vabbè, la legione. Allora, già potevo un attimino pensare tipo contro i ribelli o... Ma la legione... Ma la legione sono dei rincoglioni... Cioè, allora... Sono forti, devo dire la verità, sono forti. Però sono degli incoglioniti che pensano ancora all'impero romano portato qui nel, nel Moave, ma che cazzo, ci cioè, sono le piante che, che non fanno nulla, vabbè. Le, nel sincero, senso che non, non fioriscono, non che non, non parlano. Ma nello il compito di combattere: e mi aspetto ma che mi sembra lasci su. a me la A me sembra Troppe su le persone che esprimono opinioni su cose di cui non sanno nulla. E più sono ignoranti, più esprimono opinioni. Mi stai dando degli ignoranti per caso? <ride> Guarda che io ho una laurea in, in fancazzismo eh. Cioè... Oh... <ride> sì. Senti, io capisco tutto, io capisco la scienza e quant'altro, però... Anche quella stupida della RNC sta investendo nelle nuove ricerche. Noi rimaniamo a mangiare la polvere. c'è Ehi, hey, hai un secondo. Ah, che cazzo vuoi Veronica? La confraternita sta fallendo. L'ho sempre saputo. Se non cambiamo direzione, finiremo per andare in rovina o eh. svanire. Okay. Ma fino a poco tempo fa non avevo capito dove avevamo sbagliato né come rimediare. Quindi credo cosa che dovrò tornare a casa. No, no! Puoi aspettare? certo sì. Non per troppo tempo, ok? A volte mi preoccupo per loro. Sì, no, ma Veronica non è il momento di lasciarmi. Non dire queste cose che poi io dopo ci rimango. Ma... <ride> Veronica mi stai abbandonando. <ride> Perché mi volevi abbandonare? Tu sei stronza, Veronica. Sappiamo sei stronza. lo volevi abbandonare proprio adesso, nel momento del bisogno. Tu, la mia amica più fidata. La, il mio one, la mia One Punch Man personale. No, Veronica, ti prego. Capisco che... La tua famiglia sia importante... famiglia, vabbè, il tuo gruppo di, di gente sia importante, ma... <ride> ti prego, non mi abbandonare. Stai qui, ti prego. Il dottor Hildern. Non sarebbero affari miei, ma... Chi ha assunto? Non sarebbero affari tuoi, però chiedi, vabbè. Eh... Per... Ah, vabbè, mettiamo quella neutra, perché... Non dovremmo neanche parlarne, lo so. Ma penso che qualcuno debba dirtelo. Non sei eh, il vecchio... Vedi, 22. sapevo che c'erano... Sapevo... Ci sono stati un sacco di mercenari. Uno dopo... Poi circa una settimana fa c'è stata una scienziata, Keely. È insolita, oh. non il tipo di persona che ci si aspetta. E eh, vabbè, è un po' ma è in un carne, ma... Assoluto, e... Kili. Vabbè, e non l'ha so... nominata. Non ha neanche fatto il suo nome, e nemmeno gli altri mercenari. Uh... Ma ora ti ha assunto, che può significare due cose. O ha sentito Keely e lei ha fallito. Oppure la data per perso Guardi, guardi Senti, ti darò uno stipendio onesto Ma non sono ricca, proprio per niente Forse la somma che offro non attirerebbe il mercenario medio Ma sono disposta a pagarti Se trovi Kili e ti assicuri che sia al oh. sicuro Non è giusto lasciarla là fuori Senza sapere se sia viva o morta Va bene, la accontenterò eh, D'accordo Avevo un buon presentimento su di te Nel momento in cui sei entrato mm. Dico sul serio Non lo so questa impressione mi sembra un po' una leccata di, di dietro, ma eh, ho qualche domanda. Eh, sai dirmi qualcos'altro? è brillante, un genio assoluto. Fa finta di essere cattiva, ma è tutta una facciata. La cica mala ha vissuto a lungo quanto lei, si diventa difensivi con le persone nuove. Chi vuol farsi nuovi amici sapendo di sopravvivere a loro? In che senso, scusa? Quanti anni ha esattamente Kili? Cioè, cosa è? Una, una tricentenaria? Non sono riuscita a farglielo dire Ma parlava della guerra è la, la madonna guerra, Quando cadevano le bombe Come se ci fosse stata Madonna Quindi immagino piuttosto anziana 200 Eh, anni, vedi, l'avevo detto porto <ride> più, o meno, più o meno 200 anni 2-300 anni 4000 cioè, L'avevo detto me, nella mia mente Mi sono accorto dopo, però Il rapporto hanno Kili e Aiden Come un bramine e un deathclaw anche Bello. se non saprei come abbinarli Una brutta analogia forse Sono entrambi Deathclaw ah. Ognuno a modo Vabbè oh no. Kili odia Hildern? E fino a Dice qui. che è più un politicante Che uno scienziato E che lo sta curando Per scoperte E Hildern odia Kili Perché Beh Perché ogni volta che si incontrano Lei lo fa sembrare un idiota Di solito davanti a gente che conta Mi sta piacendo questa Kili Andiamo a salvarla Eh. Cosa pensi? No eh, 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 eh. Eh, ah, sono morto per dire il nome, scusa. Hildern ha parlato dei suoi guacci dell'apocalisse. Mio padre parlava bene di loro, ma era anni fa, quando ai contadini e ai proprietari di ranch insegnavano la rotazione delle colture e cose okay. simili. Ok. Oggi sono cambiati. Fanno quel che possono per screditare la RNC, per rovinarci la reputazione presso la gente del. Oh il yeah. dottor Hildern aveva imparato con loro anni fa. Io invece no, sono una ragazza dell'Ovest. Ok. Eh, cosa pensi? Vabbè, ho sentito che il cibo da queste parti è piuttosto disgustoso. Fa schifo a dire la eh verità. Beh. La parte venire in Italia, Cioè, portarsi quel che può da fuori, Appunto, anche un dolcetto di straforo ogni tanto. Un bel cannolino. Andreras è un genio. Sa so trovare quasi tutto ciò che vuoi. Minchia. Ci vogliono dei tappi a motivarlo, però non farà mai niente per niente. Beh, questo... lo, lo sapevo, non lo pensavo. Cosa mi dice? Il direttore è uno che parla bene e. È, ben eh, è un, è un traffichino. Ma concentrato sui risultati più che sulle persone. Non è quel che si può dire caloroso, eh. a meno che non voglia qualcosa da te. E anche allora è un caloroso freddino. <ride> un caloroso Io fre per lo più mi concentro su una lucertola. Scienza, cerco di dimenticarmi di lui. Eh beh, il dottor cosa? come ma cazzo si chiamava? Sul lavoro, anche se dice di farlo. Oh, veni, veni, ho conquistato P. E coso. Ehm, com'è che si chiama? Quello di, di Spider-Man. Eh, il dottor dai, porca miseria. Non mi... eh, quello che si trasforma in lucerto. Lizard, Vabbè, comunque il, 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 il dottore, è quello che fa. Che è Lizard praticamente. Quindi, il dottor Raiden si prende. Hildrn si prende il merito del tuo lavoro. Di certo, lo sanno tutti. Devo solo sopportare. Ma Va, poverina, Kili ha oltrepassato il limite. Prendersi il merito del lavoro altrui è una cosa Beh, vabbè, Eh, Vabbè anche quello è grave Comunque c'è nel senso Tributer Se di, di merda li avverto. Cosa mi può fare? Sono l'unica che può portare avanti questo lavoro Giusto imponiti Williams Eh Angela vai. Di cosa ti occupi? No addio addio Va bene andiamo a trovare Kili Quanto abbiamo? Eh, ancora abbiamo un po' dai Un'altra ventina di minuti possiamo stare su a voglia allora, eh, quindi dobbiamo trovare Kili, la ragazzina 200 in aria, bicentenaria. E dobbiamo trovare. Andare a questo accampamento. Sempre che non mi facciano il culo prima. Che non. Non sarebbe strano, però. Allora andiamo a vedere. Ah, qui cosa c'è? Qui devo parlare con qualcuno, immagino, vero? Allora, innanzitutto, la, la mission. La mission, In teoria doveva essere questo. Però. Trova Kili, che dovrebbe essere. Ah. Dato perché voglio essere comunque. Cioè, nel senso. dai Finiamo la missione a questo punto. Mappa locale. Perché qui? Okay, scusami. Vabbè, oh, sono spostato all'interno del campo, ma che idiota. Vabbè. Allora, fammi vedere. Dov'è? Dove, dove è stra. Porca di quella puttana eh. Mi prendi per il culo? Mi per il, mi, prendi, mi stava prendendo per il culo. <ride> cioè, ma fa. Vabbè. Non, diciamo, non è successo niente. Allora, signorina, eh, ho portato i suoi ossequi in zona. Di là, insomma. Dov'è? Signora? Signora? Intacchi. Ci credo, però, mi sembra un po'. Un po' freddina. E lei? Ma è un capo piuttosto duro. Ah, è lei, eccola. Sono felice del tuo ritorno. Grazie. Eh... Ah, ok, questo... Beh, finora ti sei dimostrato degno di fiducia. Saresti interessato a dei lavori più importanti. Perché no? Perché no? Perché no? Eh, ok. Di solito preferisco fare da me. Ma non posso essere in più posti contemporaneamente. Giusto, non sei. Stiamo trattando Dio. con una piccola azienda di commercio e vorrei risolvere la faccenda il prima possibile. Mm. Poi c'è il problema di Henry Jameson, un impiegato di cui farei volentieri a meno. I rapporti con la sua famiglia, però, rendono la cosa più difficile. Okay. Infine, mi serve qualcuno che mi procuri le specifiche di fabbricazione dei Gun Runner. Questo lavoro richiede segretezza. Niente allarmi né morti. Eh, questo sarà un po' più difficile da attuare però. <ride> eh... Ok, eh... parliamo del negoziato. C'è una piccola impresa, la Cassi di Caravans, che vorrei acquisire. Si è rilevata piuttosto competitiva e direi che è giunto il Cosa momento... Cosa vuoi, il di monopolio? Mi... Fondi attendibili mi dicono che il proprietario, una certa Cass, Cass. vuole uscire dal giro delle carovane. Mm. Cass commercia spesso con l'RNC Quindi probabilmente la troverai all'avamposto Perfetto andrò Hall. a controllare A chiederle se vuole fare questa Joint venture No com'è che si diceva in questa fusion Questa fusione eh, Voglio sapere di più sul problema del, Con Henry Jameson I Jameson sono una famiglia di ricchi allevatori di, di Redding okay. E hanno investito molto Nella Crimson Caravan Company Poi dopo si sono dati hanno ai fatto meme Affinché mettessi il giovane Henry a capo Della filiale di New Vegas okay. Come vedi non era esattamente tagliato per il lavoro Ci sta. Era molto più interessato a giocare d'azzardo E a intrattenersi con le prostitute A causa della sua famiglia non posso licenziarlo È ora di licenziarlo Emily Deve essere convinto ad abbandonare il posto In un modo o nell'altro Non voglio avere un nulla facente sul libro paga Giusto, giusto, mi sembra giusto eh, In questo caso posso essere d'accordo in cosa consiste il lavoro dei gunrunner? L'eccezionale qualità delle armi dei gunrunner Deriva dal loro processo di fabbricazione Fabbricano le armi in sede, Fabricano ok Quindi devo fare sede. un po' di insider trading Devo conoscere i loro segreti di fabbricazione E ciò significa Che dovrai trovare un modo di penetrare Nella loro fabbrica Strettamente sorvegliata. Sì, si, si, si fa, si Senza essere visto E senza uccidere nessuno, se possibile Eh, con questo è già un po' più difficile però. Grazie C'era dell'altro... No, no, guardi. Eh, Janet, mi ricordi quel lavoro che volevi che facessi? No, 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 a posto. Perfetto. Certo. Salve. Grazie, signora. È stato un piacere, adesso però devo fare un'altra missione. Un secondo. Continua a rafforzare la propria posizione a Nelson. Dove Mandela. Dov'è? Che cazzo è sta radio? Qua? Dov'è? Dove porca? Arriva dal nulla, va bene, va bene, allora. Allora, missioni. Eh, andiamo qua, ok. Perfetto. Ora... Beh, adesso dai, abbiamo preso un po' di missioni, abbiamo preso un po' il giro, eh, ci può stare, adesso... Dobbiamo fare... Eh, sì, ma... Ah, for... di quella puttana laida io con i tasti, allora. Qui, torniamo qua un secondo. Dicevo, ci ho preso un po' il giro, dai. <ride> Adesso che sono tornato dalle ferie, meno male, un pochettino, ci ho ripreso. No. Se, mi, se mi prendi per il culo un'altra volta che dovevo andare da un'altra parte, giuro che stavolta mi incazzo, eh. No, mi stai, mi stai prendendo per il culo? Mi stai prendendo per il culo? Cioè, dai, non è possibile. <ride> vabbè, ho capito, vabbè. andiamo qui.

Chi è? Che ha? Ah. Sei andata? Però, quanto cazzo sei inutile, però, in certe situazioni? Dovevi ritornare indietro? Forse no. Forse meglio, no. Distra... Di... Distraili, distraili, Io vado avanti. <ride> tanto è immortale. Che... che mi frega. Beh, 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 beh. beh, beh lei, lei non è tanto immortale, mi sembra, però. Aia, che male. Che dolore. Che dolore. Che dolore.

Ristabiliamo l'ordine Da qui Da qui si va qua Da qui no Dicevo Ristabiliamo l'ordine Devo andare lì Facciamo che andiamo al thorn qua Che al limite ci sono giusto due rincoglioniti nudi E li facciamo fuori subito no, Non è vero Non, non, non ci sono Mi ero sbagliato Va bene, va bene, meglio Dicevo andiamo avanti Almeno, almeno devo arrivare a quella casetta quella su in cima. Qui ci posso passare sopra? Sì. Che bello. Olè! Devo arrivare a quella casetta lassù. Senza avere la rottura di cazzo dei. No. Come, come, come si apriva la ruota dei. No. Forse così? Ok. Ah, ecco come si apriva, vedi? Ok, perfetto. Mitra. Vai col Mitra. Abbiamo dell'Agave che può sempre fare bene. Allora, devo evitare di passare... Cos'è quella roba? Cos'è? Busclé. Cos'è quella robetta? Una navicella linea. C'è una zona picnic? Attenzione. Un parco giochi. Parco giochi trasandato. Siamo a, a Pripriat dove siamo. Oh, c'è un, un cestino di rifiuti. Magari c'è qualcosa di interessante? Non lo so. È vuoto, assolutamente. Eh, questo no, però. Denaro e tazzo, eh, di niente. Qui abbiamo delle griglie. Eh, sarebbero utili, le potrei usare. Se mi, me lo facessero usare sarebbe bello, ma. Purtroppo non è così. Allora, devo riuscire ad andare lassù senza passare per la. per la casa. Che può essere un problema. Un, un po' grave, però. però forse ce la possiamo farcela. Andiamo da qua. Noi dalla nostra abbiamo la potenza dei mitra. Che in realtà non serve un cazzo perché quelli lì sono, sono forti, non so, cioè veramente sono delle potenze immonde. Ma... A questo punto sono veramente meglio i Deathclaw, cioè. almeno quelli ti ammazzano subito, questi ti avvelenano Sti bastardi. Allora, su vedo una pianta. Ora che ho detto Deathclaw, però mi è venuto in mente che hanno detto che questa missione può essere un po' suicida. Non vorrei che ci fossero. Dei Deathclaw nelle vicinanze. Pi più di uno mi preoccuperebbe. Uno già potrei anche pensare di ucciderlo con Veronica. Ma da solo più di uno è un po' difficile. Eh? Non vorrei mai che si scontrassero contro di me. Tutti quanti, però. Non mi sa che sono quasi arrivati, in realtà, eh. Ah! Qui c'è un Leden Addirittura l'eden. Wow! Ma questa vegetazione! Chi è? Prova no, il vol 22. Ok, perfetto, grazie. Trovato. Perfetto. Abbiamo completato la missione, no? Possiamo tornare indietro? Abbiamo visto che crescono le piante, siamo a posto, no? E non c'è bisogno di capire come fanno. Oh, guarda chi c'è laggiù! Ma ciao! Sono tornate le mie amichette, ma guarda le Arca puttana, maledetta, mi sono fatto male da solo. Matti dei giganti. No, questa, questa è più grossa di dell'amichetta dell'altra volta, ma vabbè. Uno, due, tre, uccidi! La mantide! Allora. Ale! Prenderei anche pugni quasi quasi, ma... Aia, che male però! Eh, ma porca puttana! Sì. Ma dove è cazzo è andata Veronica? Mi scusi, signorina? Ma vai vai che io ho che io dalla mia il fucile a mitra il fucile a mitra tra l'altro non il mitra il fucile a mitra Ah! No. C ho una mira che veramente Ma Dove cazzo è finita Veronica? Ehi, hey, buon salve. Allora io non vorrei disturbarla Ma purtroppo mi duole informarla Che lei è sul mio passaggio E quindi deve levarsi E devo entrare nel vault e Tutto ciò che mi ostacola È mio nemico Soprattutto quell'amante della giuna Headshot incredibile <ride> Non la Cioè lo, lo ho intravista e basta Cioè vabbè Allora Veronica Veronica Non ha bisogno evidentemente di seguirmi Lei mi ha abbandonato Momento, entriamoci nelle giuste condizioni, però. Allora, prendiamo veleno, no? Cura veleno, no veleno? 2, 3, 4, 5. Ok. Non si sommano i secondi, vero? Non lo so. Lo scopriremo solo mangiando. Si sommano, forse. Rendizioni più uno, ma sì, ma va bene, dai. Vediamo un attimo che risalga un pochettino la questione qua. Almeno un po' perché non mi sono malino, eh. Dai, su via. Oh, ho riattivato l'audio, sì, ok. No. <ride> mi era preso il panico che non ci fosse l'audio nella live. Un attimo di terrore. Vabbè, che ormai era tardi per, per vederlo, ma. Entra, entra. Oh, Veronica, dove sei state tutto questo tempo? Allora, fammi vedere se. Oh un letto. Oh, vedi, vedi. Bastava aspettare. Borsa da campeggio. Stecca di bramino. E la prendiamo. Cava inglese, Lattine munizioni, perfetto. Chi è? Chi è? Sento dei, 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 dei movimenti strani nell'etere. Livro Pebelli bellico Okay. Ma non è che... Ah, è una luce, ok Oh, allora abbiamo... Oh, Lenta interlaboriale Stazione di sicurezza dell'entrata principale Segretà del sistema compromessa Individu Individuato accesso Accesso Individuato accesso Non autorizzato <susurra> HG Spedizione... Eh, volt, ok Abbiamo istituito un campo temporaneo dentro l'entrata del Vault. La corrente dell'interno è minima ma ancora funzionante. Sono riuscito a penetrare in uno dei loro terminali di sicurezza. I registri mostrano che molte persone sono entrate nel Vault negli ultimi mesi. Eh, tanti curiosi. Ma nessuno ne è uscito. Mm, mm. Si sta facendo tardi. Per cui riprenderò la spedizione al mattino. Buonanotte. Ok. La vegetazione all'interno rispecchia la lettera quella all'esterno. È abbastanza sorprendente, vista la scarsità di luce solare nella stanza d'ingresso. E anche di acqua, direi. Ma ancora più sorprendente è che esce. Eh no, che essa sembra. Che esse sembrano nascere da ancora più in basso. Forse, dopo tutto lo sciocco, Quello sciocco di Ayd Aildren. Aveva intuito qualcosa, visto che il mio p boy è fuori uso, proverò a tenere il registro improvvisato. In qualsiasi computer riesco a trovare Confronto... confronterò i dati prima di andarmene. Ah, quindi li devo prendere da lei i dati. Da, lui, da lei, da lui, comunque, non so chi è che è entrato, però. Ok, qui c'è qualcosa? No, assolutamente no. Non stiamo mai. Allora, direi che entriamo un attimo qua. Facciamo un giretto veloce e poi lasciamo qui per lunedì prossimo. Oh! Cresce un sacco di, di roba, ma... Nucola! Però questa non si può prendere, era Una pianticella interessante, non si può prendere. Qui c'è da perdersi, però. Lascia stare l'ascensore. L'ascensore sembra rotto. Eh beh, eh, quindi non ci andiamo. Se avessi più esperienza... Non ce l'ho, e quindi andiamo per le scale. Mi sembra giusto. Chi non ha esperienza passa per le scale. Mi sembra molto un sistema... Molto... Strano, ma... Riciclaggio oss ossigeno. Ah, pure quello riciclano. Non c'è proprio... C è proprio la, la, la malavita è entrata anche nel riciclaggio dell'ossigeno. Una cosa incredibile. La madonna, adesso arriva uno sprigon di, eh, che, che mi attacca. Un'altra un porta un'altra borda. Cosa abbiamo qui? Piante. Tante piante. Quante piante? Troppe piante. Dove cazzo cre crescono? Chi è? Ho oh, il sentore cioè, ho sentito più che altro muoversi qualcosa. Non vorrei che fosse una pianta carnivora in stile viaggio al centro della Terra, sai com'è? Oh. oh, un altro terminale, vabbè, leggiamo le ultime cose poi ci abbandoniamo, ci lasciamo. Allora, rete interlaboratoriale, sempre ok. Sul su sistema per gli effetti atmosferici. La diagnostica del sistema indica che la memoria è stata danneggiata. Saranno recuperati solo i file non danneggiati. Reclamo per rumore. Può la manutenzione dare nuovamente un'occhiata al funzionamento della conduttura al secondo piano? Lo so, ragazzi, che l'avete già fatto la settimana scorsa, ma giuro che il rumore è tornato. Ma avete rotto il cazzo questo rumore? Titin, titin tutti i giorni. Che pa già, già sto impazzendo dentro questa volta, eh? Per carità, per cortesia. Eh? Okay? No, però non sto bene. Non sono pazzo, lo giuro. Questa volta ho anche delle persone che possono confermare. Vedi, vedi, vedi. Non sono pazzo, lo dicevo io. Vabbè. Guardiamo cosa c'è qua dentro, giusto per sfizio. Piante piante, non solo pia piante, ovunque pia piante, tra l'altro anche belline queste sono belle piante, be bei fiori più che piante belle però, va bene e qui il terminal non c'è, qui c'è un, un coso eh. lo stesso qui non abbiamo nulla da poter prendere non prendiamo una pianta, un vaso per Veronica vuoi che ti regali un fiore? Eh? vedo che sei felice della proposta però <ride> anche meno, va bene Oli. Eh, comunque, questa sera, come rientro, non è stato un malaccio, devo dire la verità. Poteva andare meglio? Sicuramente. Poteva andare peggio? Sì. Ho fatto del mio meglio? Assolutamente. Poteva durare di più la live? No, assolutamente no. <ride> no. Comunque, questo era... Che è successo? Che è successo? Cosa ho toccato? Eh. Comunque, dicevo, questa era la prima live... Di ritorno dopo le ferie. Tra l'altro, prima live um, un po' a cazzo, nel senso che comunque era giusto per dare le prime direttive per le nuove live, che no, no, non, non che sia chissà cosa, solo per avere un'idea. E niente, per ritornare anche su Fallout perché l'avevo abbandonato l'ultima settimana, la prima settimana d'agosto. E come ho detto, ritornerò anche in. Um, Ritornerò in mente, mi ritorneranno in mente le cose. Ritornerò anche su Life is Strange perché, appunto, lo voglio continuare. Se farò mercoledì, lo continuerò mercoledì. Altrimenti, direttamente giovedì. Se no, lo faccio sia mercoledì che giovedì. Se faccio anche il mercoledì, quindi per questa sera è tutto. Ringrazio chi ha visto e chi vedrà questi video. Da Marcus Tale è tutto. Adios.